La dolce vita è diventata nell'immaginario collettivo, non solo italiano, ma planetario, simbolo appunto di una grande fertilità, felicità, gioia di vivere. In realtà le cose non erano affatto così. Quando Fellini realizza La dolce vita, dice, lo dice più volte, lo scrive, il mio film sarà una discesa all'inferno. Se dovessi paragonarlo a qualche opera letteraria, non mi viene in mente altro che la prima cantica della Commedia di Dante. Se tu vai a vedere, La dolce vita è così, è un film intriso di pessimismo, di amarezza, anche di disgusto per certi versi. E questi sono i motivi che indussero i critici e in parte anche il pubblico alle stroncature che il film ebbe. Ricordo a tutti che quando il film fu presentato in anteprima per la stampa a Roma, fu accolto da un gelo glaciale. E Fellini era già Fellini, non era un giovane, aveva già fatto alcuni dei suoi capolavori. Gelo glaciale la proiezione per la stampa a Roma, mentre la proiezione per la stampa a Milano non solo ci fu il gelo, ma ci furono fischi a schermo aperto e addirittura insulti a Fellini alla fine della proiezione. I giornali stroncarono unanimemente La dolce vita, a destra come a sinistra, i giornali cattolici come i giornali laici, accusandolo di disfattismo, di pessimismo, di dare un'immagine distorta dell'Italia. Allora, com'è possibile che un film così, che fu recepito in questo modo alla sua uscita, parentesi, poi il film andò a Cannes, dove ottenne un ampio riconoscimento internazionale sulla Croisette, e allora gli stessi giornali, gli stessi giornalisti che l'avevano stroncato 4-5 mesi prima in Italia, il capolavoro di Fellini trionfa sulla Croisette. Siamo un popolo di ipocriti, veramente. Quando poi Piero Gherardi vince l'Oscar per i migliori costumi, di nuovo allora no, Fellini è il capolavoro indiscusso, Nulla di dimenticandosi nuovo quello che sotto il c'era scritto. sole.